Benvenuti in casa Cassandra. Allora, oggi siamo qui con il video che mi avevate richiesto, o che meglio, una di voi mi ha richiesto e che io vi avevo proposto, sarebbe il video sulla spesa. Doveroso fare alcune premesse. Allora, io prima mi organizzavo in maniera diversa, perché comunque avevo più tempo libero, ma da quando comunque lavoro, gli unici 2 giorni che mi sono rimasti per poter fare la spesa sarebbero il sabato e la domenica. Il sabato dipende perché a volte lavoro la mattina e a volte lavoro il pomeriggio, quindi mi organizzo o la mattina o il pomeriggio, e la domenica, semmai dovesse capitare che manca qualcosa. Allora, io tempo fa, se non erro l'anno scorso, vedendo un video di Al cesti dell'angolo del focolare, che vi lascio giù qui nell'info box, sicuramente molti di voi la conosceranno, lei aveva creato una specie, cioè una lista della spesa con tutte le cose che comunque diciamo che loro comprano, e io l'ho sistemata appunto in base alle mie esigenze e ho fatto appunto questa lista. L'ho suddivisa: bevande, carne e pesce, condimenti e spezie, frutta, igiene personale e igiene della casa, e latticini e insaccati, scatolame e conserve, verdura, pane, pasta e farina ed extra. Io l'ho creato perché magari può capitare che sfugge qualche cosa, e soprattutto per quanto riguarda la frutta e la verdura di quel determinato periodo, io le ho scritte proprio tutte, comunque quelle che mangiamo noi, in modo tale che così mi ricordo cos'è che posso prendere e cosa è meglio evitare. Dunque, come mi organizzo io? Con la lista della spesa e i vari volantini che mi arrivano a casa con le varie offerte di quel periodo, scrivo una mia lista della spesa. Io solitamente faccio la spesa ogni 15 giorni, o comunque sempre in base alle esigenze e al consumo. Io, come voi sapete, noi siamo in due, però faccio la spesa, diciamo, non proprio per più persone, ma per quanto riguarda magari la carne, cerco sempre di prendere i formati famiglia, li congelo e in modo tale che così risparmio e me li ritrovo per più giorni. Dunque, vi faccio vedere i volantini che mi sono arrivati nell'arco di questa settimana, che però notavo che non è che ci sono tutte queste grandi offerte, giusto giusto ora che dovevo fare il video. Comunque, allora, ho il volantino dell'iperconveniente, già spulciato e già segnato, quello del Carrefour, quello del Paghi Poco e quello dell'Eurospin. Dunque, mi sono fatta un po' un'idea di quello che c'è in offerta. Ho già scartato in anticipo quello dell'Eurospin, che è vero che ha diversi prodotti ad 1 euro, però di quello che a me serve per questa settimana, tra parentesi, io andrò a fare la spesa sabato mattina, non c'è niente che mi serve. Ragion per cui sono andata a vedere appunto il volantino del Paghi Poco e ho visto che c'è la lavazza, crema e gusto, che mi è rimasto l'ultimo, quindi vado a fare la scorta. Questa è a 2,99 euro. Conviene perché la lavazza, non so se voi lo sapete, ma comunque costa abbastanza, dovrebbe essere intorno a 2 pacchi 5 euro. Dopodiché vedevo che c'è il tonno dell'Ariomare, questo è a 5 euro e praticamente sono 7. C'era scritto, vabbè, questo qua. Quindi, per quello che in realtà è il costo e per quanto sono come quantità, per me mi sa che conviene. Poi detersivi, cose varie, non me ne servono neanche uno, perché come avete visto dal video, l'ultimo, quello che ho fatto sul Conad, avevo preso abbastanza scorta. Sto dando un'occhiata così, ma no, non c'è niente che mi interessa, quindi questo lo togliamo. Poi, negli altri due volantini in realtà non c'è niente, quindi volevo farvi appunto un video dove vi facevo vedere, perché a volte capita che cambio anche supermercati, in base alle offerte magari mi giro anche due supermercati, però giusto giusto in questa settimana
non c'è nulla che né tanto conveniente né di quello che mi serve c'è nulla. Ragion per cui io cosa faccio? Andrò sicuramente uno di questi giorni, non proprio il sabato, a comprare la lavazza e il tonno perché mi servivano, quindi caffè e tonno. Dopodiché io mi servo in un supermercato che è quello mio di fiducia. Qua da noi, come nel resto d'Italia, se non sbaglio, c'è il supermercato Il Centesimo. Praticamente da noi qui in città ce ne sono, se non mi ricordo male, o tre o quattro, però in un supermercato che sarebbe quello più grande che si trova alla zona industriale, lì praticamente hanno un sacco di cose, perché l'ho notato nelle varie volte che sono andata al supermercato, ho notato che hanno cose, diciamo, a prezzi più convenienti rispetto agli altri della stessa catena. E poi hanno una cosa importantissima: non solo la carne è buona e comunque non contiene nessuna traccia di glutine, perché io chiedo sempre, ma una cosa importantissima che notavo che hanno, praticamente hanno i formati famiglia extra large. Quindi praticamente io che cosa faccio? Se mi riesce, comunque trovo qualcosa di molto conveniente questo sabato. In caso vi giro un video molto così chiacchiericcio, vediamo se è un vlog o qualcosa di questo genere, vi faccio vedere proprio cosa prendo. Io prendo i formati famiglia, che ne so, magari il ragù formato famiglia. Prendo la carne proprio in formato famiglia, dove ci sono più pezzi ed è a un prezzo minore. Io come mi organizzo? La domenica. Questo lo faccio nel periodo invernale e non nel periodo estivo perché non ne vale la pena. Mi organizzo per cucinarla in modo tale che così mi sbrigo e mi trovo le cose pronte anche per le prossime settimane. Quindi magari per quello vi faccio un video più approfondito. Io in questo video vi ho spiegato in quattro paroline cos'è che faccio. Quindi con questa lista a portata di mano, che comunque mi riesce sempre a tenere sotto controllo le varie cose che noi mangiamo e quelle che mancano. Quindi, in base a quello che c'è qua, in base a quello che manca in frigo, e nella mia dispensa, scrivo poi una lista. Quindi mi organizzo sia in base a quello che c'è in offerta e vado poi nel mio supermercato di fiducia, dove io so che hanno le cose buone, i prezzi sono convenienti e mi rispettano sempre. E quindi questo è quello che io ho da dirvi purtroppo su questo video. Speravo che fosse qualcosa di un pochino più elaborato per farvi vedere proprio come funziona, ma ahimè non è stato così. Ripeto, spero di girarvi, se non questo sabato o il sabato successivo, vi farò vedere a livello proprio pratico cos'è, qual è la mia spesa e quando spendo, quando riesco a fare una spesa abbastanza grossa, perché ripeto, andandoci 2 volte a settimana vado a comprare cose per più tempo. Poi, per quanto riguarda la frutta e la verdura, sì, al supermercato ce n'è, però non sempre trovo quello che mi piace. Ragion per cui io poi vado dal fruttivendolo di fiducia, sempre lì con la lista, in base a quello che voglio organizzare per mangiare. Quindi, noi ci aggiorniamo appunto con un prossimo video su la spesa a livello proprio pratico, così penso sia anche più semplice per voi capire come mi organizzo. E poi speravo di farvi vedere come organizzo, diciamo, tra virgolette, la mia settimana a livello proprio di cibo. Anche se io non mi organizzo mai, non stilo mai una lista di cose da mangiare, che ne so, il lunedì a pranzo mangio questo, la sera mangio quello. È una cosa che io faccio di volta in volta, ma anche se non lo scrivo riesco a organizzarmi e noi non mangiamo mai ogni giorno le stesse cose perché a me piace variare e riesco sempre a sfruttare le cose che ho in frigo o in freezer in maniera un po' più creativa. E quindi vi farò vedere anche questi video. Noi ci vediamo alla prossima, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao!